Il Presidente della Repubblica Mattarella a Bologna nel 40° anniversario delle stragi alla stazione di Bologna e di Ustica. Qui ha detto per ribadire la memoria e l'impegno per la verità. L'inviata è Nadia Zikowski. Dolore, ricordo e verità piena. Sono queste le sollecitazioni che raccolgo e che esprimo. Sceglie e ripete le parole Mattarella in cui racchiude questa giornata che ha voluto dedicare alle vittime e ai familiari delle due grandi ferite che il 1980 ha inflitto alla comunità bolognese, la strage della stazione, quella di Ustica. A tutte è dedicata la messa nel Duomo officiata dall'arcivescovo della città Zuppi. Chissà parli, dice nell'omelia, sono insopportabili i ritardi, le opacità che nascondono i mandanti e sanno di complicità. La memoria ci fa provare anche l'acuta e insopportabile ingiustizia della mancanza di verità. È una ferita che non può rimarginarsi, dice il capo dello Stato davanti alla lapide che ricorda per nome i caduti alla stazione. La ricerca della verità, concorda con l'arcivescovo di Bologna, diventa un'esigenza. Esigenza di giustizia, di verità completa, che è stata perseguita con determinata e meritoria ostinazione dall'azione giudiziaria, dalla sollecitazione dei cittadini, dei familiari delle vittime, contro ogni tentativo di depistaggio e di occultamento. La reazione di questa città e di tutta l'Italia ha rafforzato la democrazia, riconosce Mattarella, prima di raggiungere il Museo della Memoria delle Vittime di Ustica. Anche qui l'incontro con i parenti. Questo è un tempio della memoria, scrive nel libro degli ospiti. Libertà e vita vanno difese. La strage di Bologna e quella di Ustica potrebbero avere dei collegamenti e una delle ipotesi della nuova inchiesta della Procura Generale.